volevo mostrare quindi il funzionamento della Wild, una lavagna interattiva a bassissimo costo. Tutta l'attrezzatura che si necessita per dotarsi di una lavagna interattiva a basso costo è un controller Wii che si trova nei negozi con una spesa di 40-50 euro, una penna a raggi infrarossi e un dongle Bluetooth per i portatili o computer che non sono dotati al loro interno di un dispositivo Bluetooth integrato. La lavagna interattiva ha bisogno di un programma driver chiamato, in questo caso noi abbiamo utilizzato Python Whiteboard, che si può scaricare liberamente dalla rete ed è un software libero, quindi con licenza GPL. E una volta avviato questo programma mi esce fuori una schermata in cui mi si chiede di schiacciare simultaneamente i bottoni 1 e 2 del nostro Wiimote. Dopo aver premuto i tasti 1 e 2 del nostro controller Wii, questo fa in modo che avvenga una connessione tra il controller e il nostro computer attraverso appunto il dongle Bluetooth. A questo punto bisogna calibrare lo schermo, quindi l'immagine proiettata dal nostro videoproiettore, attraverso appunto la nostra penna a raggi infrarossi. Quindi calibriamo lo schermo. La cosa importante è appunto centrare la calibratura all'interno di questa X per avere un'immagine perfettamente calibrata. A questo punto noi possiamo utilizzare il nostro schermo come una lavagna interattiva multimediale. Guardate bene che adesso noi stiamo proiettando l'immagine su una LIM, quelle che maggiormente vengono utilizzate nelle scuole italiane. Queste LIM attualmente hanno un costo che varia dalle 1000 alle 2000 euro. Noi la stiamo utilizzando semplicemente per proiettare l'immagine del nostro videoproiettore, ma l'immagine può essere proiettata anche su un muro o comunque su una superficie bianca. L'ideale sarebbe una superficie bianca e va bene anche una parete, un muro. E quindi possiamo utilizzare lo schermo del nostro desktop, del nostro computer in maniera interattiva. Vediamo, possiamo aprire il nostro browser, possiamo addirittura utilizzare una tastiera virtuale in cui poter scrivere. Questo è il nostro sito web. E navigare in questo modo in una maniera interattiva. La cosa fondamentale è dotarsi di una lavagna interattiva multimediale a questo costo con Linux, un sistema libero in cui il quale non ha nessun costo di licenza. Inoltre tutte le scuole possono dotarsi di tutti gli applicativi educativi didattici sia per i docenti appunto che per gli alunni, quindi per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento da parte degli studenti. Sappiamo che in questo caso noi nel nostro sistema operativo utilizziamo Ubuntu, che è la versione cartoniere desktop di Ubuntu,
simile, diciamo, a un'interfaccia grafica simile a Windows. La bontà di Ubuntu, o comunque di tutti i sistemi operativi GNU/Linux, è il fatto di avere a disposizione dei docenti e degli alunni diversi software didattici, tra cui per i più piccoli c'è questa serie didattica di G-Compris ed è molto utile per scoprire, per esempio, iniziare a prendere di mestichezza con il computer, quindi a giocare per imparare le periferiche del computer come la tastiera e il mouse, oppure attività di scoperta, quindi iniziare a prendere di mestichezza con i colori, i suoni, la memoria, dei rompicapivari, la sezione di divertimento, quindi varie attività di divertimento, applicazioni utili per imparare la matematica, attività di lettura, attività di pratica basate sul movimento fisico e giochi di strategia. Oltre a questi, vediamo che Ubuntu è dotato di tanti altri software didattici. Noi attualmente abbiamo installato i pacchetti didattici per i più piccoli, quindi per le scuole elementari è meglio. Per esempio, un altro programma utile per imparare a prendere dimestichezza con le frazioni, per esempio. Modalità apprendimento, questo è un programma che aiuta a comprendere attraverso la grafica le frazioni. Un altro programma importante è Ardesia. Questo programma è sempre un software libero che si può scaricare dalla rete, quindi con una licenza GPL, e questo programma mi permette appunto di utilizzare il mio desktop come un foglio di disegno. Utilizzarlo perché appunto lo possono prendere come un divertimento, come un gioco. Abbiamo la possibilità anche poi di cancellare tutto lo schermo, di utilizzare diverse modalità di scrittura, quindi in maniera tale da essere più precisi nella composizione di freccia. Un'altra cosa importante, per esempio, Ardesia mi permette di scattare delle foto del nostro desktop come il comando stampa, diciamo, come il tasto stampa della nostra tastiera del computer e di salvare, per esempio, vari progetti grafici che i ragazzi e gli insegnanti svolgono durante la propria lezione, quindi salvarseli in formato immagine. In questo caso tutti i documenti verranno salvati nella cartella Ardesia.
e quindi è possiamo poi andarli a recuperare attraverso il gestore delle cartelle borse. Le cartelle vengono suddivise, catalogate per data, quindi oggi. E questa è l'immagine appena catturata dal nostro programma Atresia. Un'altra cosa importante che può essere fatta con Atresia è registrare tutte le lezioni effettuate con la lavagna interattiva. Quindi per poter registrare, premiamo questo bottone REC, mi chiede appunto di salvare il file in una cartella di Ardesia, in questo caso viene creata un'altra cartella per l'orario attuale. Prendiamo in questa cartella qui, salvo. In questo caso adesso noi stiamo già registrando, quindi proviamo a scrivere qualcosa. Il video appena registrato, troviamo sempre i documenti Ardesia, e lo riproduciamo attraverso il player Dragon, player preferito per la riproduzione di video in prodotto, e vediamo che tra un attimo verrà riprodotto tutto quello fatto in precedenza. La cosa importante è che qualsiasi insegnante può dotarsi appunto con una spesa di 100 euro di una lavagna interattiva e utilizzandola con il sistema operativo Linux, un sistema operativo libero che si può benissimamente scaricare dalla rete senza ricorrere alla pirateria informatica, si ha la possibilità sia per il docente che per l'alunno di dotarsi
di tutto il software necessario per espletare le proprie attività didattiche per quanto riguarda la scuola, ma come possiamo vedere, Linux mi permette attraverso il software center di potermi installare tutto il software che ho bisogno. Quindi andando nella gestione software di Ubuntu, vediamo che io ho la possibilità di poter installare tutto il software necessario che è stato ovviamente catalogato nelle proprie categorie. Quindi se io vado in ambientazione, vediamo che ho altro software che posso liberamente scaricare dalla rete. Vedo già la boot, vuol dire che il software è già installato, posso rimuoverlo, oppure se ho bisogno di altro software lo posso installare attraverso il bottone installa e poi facendo applica mi viene richiesto di inserire la password. Mettiamo la password. In questo caso si sta scaricando dalla rete il pacchetto per questo programma Word Scenario, che verrà ovviamente poi inserito nella categoria di appartenenza, in questo caso la categoria Educazione. Il software è già installato. Thank you.